Ben ritrovati negli studi di BTNews per un nuovo incontro con un amministratore locale. Oggi siamo in collegamento con Marco Succio, sindaco di Aglie. Buongiorno Marco. Buongiorno a te Magda, come stai? Tutto bene, grazie, malgrado la situazione, teniamo duro. Certamente. Aglie, com'è la situazione contagio adesso? La situazione contagi, siamo a sei persone totali, di cui uno totalmente guarito e uno purtroppo deceduto. È un periodo difficile per tutti i cittadini, oltre che per l'amministrazione comunale. Sì, assolutamente. Per noi è sicuramente un momento difficile, in quanto è un momento in cui siamo chiamati ad ottemperare una serie di adempimenti molto maggiori rispetto al solito, che però facciamo volentieri, facciamo con determinazione. Certamente però il vero problema è il problema della popolazione, delle paure, della gestione di questo momento di difficoltà e di emergenza. Diciamo che cerchiamo di fare tutto il possibile per cercare di alleviare questo momento difficile ai cittadini. Difatti, l'amministrazione comunale di Aglie è tra le amministrazioni più attive e più vicine ai cittadini: sanificazione delle strade, distribuzione mascherine e adesso anche per i buoni spesa, per i quali il Comune ha anche aggiunto una cifra a quella del governo. Sì, esatto. Siamo partiti con la sanificazione delle strade, siamo riusciti a individuare un prodotto che fosse idoneo, quindi che non contenesse ipoclorito, che è questo prodotto che inizialmente si pensava di usare, però ARPA stesso ha sconsigliato di utilizzare. Però ci siamo un po' intestarditi, abbiamo trovato un prodotto adeguato e grazie alla collaborazione con la Protezione Civile di Aliera, la Protezione Civile di Ozenia e ovviamente i nostri operai comunali, abbiamo fatto una pulizia generale, una disinfezione generale di tutte le aree pubbliche, con particolare riferimento ovviamente a quelle più fruite dai pedoni, quindi il centro storico e le zone attorno ai negozi, però siamo passati anche in tutte le strade comunali. Poi, come dicevi prima, ci siamo attivati con la distribuzione delle mascherine. Abbiamo un nostro ex amministratore, nonché titolare di un'azienda di Cuceglio, la MV, che ha convertito la sua produzione. Normalmente producono tappeti, hanno convertito la loro produzione, sono riusciti a creare in poco tempo una produzione di mascherine che sono state certificate anche dall'unità di crisi della regione Piemonte e soprattutto grazie a lui siamo riusciti, con l'ausilio poi della Protezione Civile, a distribuire una mascherina per famiglia. Una mascherina per famiglia e non una a testa, semplicemente per il fatto che i quantitativi sono ovviamente limitati rispetto a quella che è la necessità effettiva, però volevamo in questo modo garantire a ciascuna famiglia di avere almeno un pezzo per poter uscire a espletare i bisogni primari, quindi fare la spesa e fare quel poco che oggi si può fare fuori casa. E sono mascherine in cotone lavabili e riutilizzabili, quindi anche grazie a questo possono essere utilizzate più volte. E infine hai citato i buoni spesa, effettivamente siamo partiti da subito, prima ancora di avere insomma, l'ufficialità da parte del governo delle somme messe a disposizione. Purtroppo noi sindaci siamo spesso sollecitati dai cittadini in difficoltà, cosa che è successa a me nel corso della scorsa settimana, in particolare nel fine settimana, sono venuto a conoscenza di situazioni molto difficili e questo è stato un po' da sprone per riuscire a gestire nel più breve tempo possibile. Quindi a inizio settimana siamo già partiti con la domanda che stanno presentando in questi giorni, quindi confidiamo che nella giornata di oggi o più tardi domani mattina le persone in maggior difficoltà potranno beneficiare di questi buoni. Poi lasceremo alle valutazioni, diciamo all'inizio della prossima settimana, le valutazioni con il residuo di denaro a disposizione. Poter accontentare anche quelle famiglie che non sono a reddito totalmente zero, ma che beneficiano di magari un reddito sociale molto basso, cercheremo di venire incontro anche loro, compatibilmente con quelle che saranno le disponibilità economiche
nostre, quindi sommando quelle del governo, quelle del comune e anche quelle dei benefattori che in questi giorni si sono fatti avanti per poter venire incontro in questa situazione di emergenza. Alla luce della proroga del governo delle misure restrittive fino al 13 aprile, per cui il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, ha detto che lui l'avrebbe prorogate anche fino al 20 di aprile, che cosa ne pensi? Io penso che abbia fatto bene e sono assolutamente allineato con le parole di Alberto Cirio. Questa situazione è un'emergenza, è un unicum. Io capisco, ovviamente capisco tutte le difficoltà dei cittadini nello stare a casa, è molto impegnativo, è molto difficile, soprattutto per chi non ha magari uno sfogo in un giardino. Quindi penso che per questo noi che abitiamo nei piccoli paesi siamo un po' più fortunati rispetto a chi abita in città. Però l'emergenza sanitaria è tale da non poter fare diversamente. La prima cosa è la salute, tutto il resto viene dopo e quindi non posso che essere allineato su questa proroga. Sarà molto meglio uscire magari un po' dopo, però con la certezza che quando usciremo potremo farlo in totale tranquillità. Pensiamo che oggi, se ci dovesse essere anche solo un caso non controllato, potrebbe partire un altro focolaio, quindi significherebbe ricominciare da capo, sarebbe molto peggio. Quindi meglio prorogare un po' di più, ma avere delle certezze maggiori quando usciremo. Certo, senza dubbio, un ritorno del contagio sarebbe davvero devastante. Chiudiamo con un messaggio ai tuoi cittadini. Un messaggio ai miei cittadini. Io ho un contatto diretto con i miei cittadini e tanti li sento quasi quotidianamente. Il mio messaggio è quello di tenere duro, di sopportare questa situazione, di cercare di essere rigorosi nel rispetto delle regole. Lo sono già perché quando mi muovo per il paese mi rendo conto che sono tutti assolutamente ligi alle regole. Chi non rispetta le regole è veramente una minoranza sparuta. E questo me ne rendo conto anche grazie al continuo contatto che ho con i carabinieri, che chiaramente sono i deputati al controllo, e quindi per fortuna da lì la situazione è sotto controllo. Quindi il mio messaggio ai miei concittadini è di continuare a tenere duro, continuare a rispettare le regole, sapere che l'amministrazione comunale c'è, è a disposizione per qualsiasi cosa. Il mio numero di telefono è pubblico, c'erano gran parte dei cittadini. Chi non ce l'ha lo trova anche su Facebook, ma comunque ci sono gli uffici comunali aperti con il personale che gran parte è in smart working, ma comunque operativo, e quindi per qualsiasi esigenza possono rivolgersi a noi, perché noi ci saremo sempre. Grazie mille Marco Succio, sindaco di Ie, grazie per esserti collegato con noi e buon lavoro. Grazie. Grazie a voi per averci seguiti e continuate a rimanere con Obiettivo News. Buon proseguimento di giornata.